È una giornata storica per il mondo dello sport trapanese, per il territorio Trapani, Erice, Paceco, Misili, Scemi, che coinvolgiamo ogni anno, per gli istituti scolastici, per questi 5.000 alunni che sono qua. È veramente una giornata di festa straordinaria. Ricordo anche a voi che questa settimana europea dello sport è stata voluta già 8 anni fa circa, promossa dalla comunità europea che vuole stimolare i giovani al movimento, e non a caso l'hashtag di questa iniziativa è Be Active, cioè siate attivi, è uno stimolo ai giovani a essere attivi. Noi li raccogliamo qua e li facciamo stare assieme a tutta una serie di istituzioni politiche, militari, professionali. Abbiamo degli stand, la Croce Rossa, Aeronautica, Vigili del Fuoco, sono tutti qua. Perché? Perché vogliamo che i giovani prendano, acquistino questa dimensione di cittadini consapevoli, attivi, e venendo a contatto con queste situazioni comprendono cosa li circonda. La Clomi Club, la nostra società, ha degli obiettivi insieme al comune di Erice di portare a Trapani, a Erice, il più movimento possibile, molte manifestazioni per i ragazzi, per i giovani, anche per gli adulti, per tutti quanti, per coinvolgere nello sport più gente possibile. Questo bel impianto a Erice, siamo qui a festeggiare questa inaugurazione con la settimana europea dello sport, quindi da parte nostra era doveroso partecipare. Oggi abbiamo portato la formazione femminile e siamo orgogliosi di fare parte di questo evento. Quanto è importante una giornata del genere? Tanto, sia per lo sport che per i ragazzi, per il territorio, quindi coinvolgere tutte le attività è fondamentale per il territorio di Trapani.